Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele, oggi insieme all'Absanzino. Ho già recensito questo drone all'uscita a fine 2018 circa e, a dire la verità, non mi piacque molto, un po' perché i materiali costruttivi non erano di qualità così eccelsa, un po' perché il software di questo drone era ancora molto acerbo. Sicuramente ricorderete una qualità video non eccellente, con alcuni frame colorati che disturbavano tantissimo la registrazione, un ritorno a casa decisamente improponibile per un drone serio, e anche una stabilità in volo non eccellente, anche perché questo drone non è dotato di una V+. Fortunatamente Absan ha lavorato tantissimo su questo drone, ci ha creduto, ed oggi è davvero molto migliorato. Ok, i materiali restano sempre molto cheap, non è assolutamente comparabile con un drone DJI, però costa poco attualmente, si trova sui 215 euro la versione base, 280 euro la versione combo con zaino e 3 batterie, vi lascio linkato tutto qui sotto in descrizione video. Dicevo, è migliorato sotto ogni punto di vista, a partire dalla qualità dei video, ora davvero ottimi per il costo che ha questo drone. Cioè ragazzi, con poco più di 200 euro non vi prendete nemmeno un action cam di media qualità, e invece i video in 4K dello Zino sono davvero di ottima qualità. E come se non bastasse, l'Absanzino è anche dotato di un gimbal meccanico a 3 assi che stabilizza davvero molto bene i vostri video. Purtroppo non si può dire lo stesso della qualità delle foto, che non sono il massimo, non scatta nemmeno in formato RAW DNG, se non sapete cos'è andate a vedervi la mia videoguida, però vi consiglio di estrapolare dei fotogrammi dai video, la qualità è comunque molto buona. Migliorata davvero tanto anche la stabilità in volo di questo drone, che nonostante non abbia la V+ e non l'avrà mai in questa versione, ora il software gestisce molto meglio la posizione grazie al buon aggancio GPS di cui è dotato. Anche per quanto riguarda funzionalità di volo smart o fail safe di emergenza come ritorno a casa automatico, la situazione è decisamente migliore ora. Beh, considerando che non è dotato di V+, non è male. Il range di controllo massimo dell'Absanzino dichiarato è di circa 1000 metri, un chilometro, però ovviamente non essendo un drone qualitativamente, costruttivamente parlando, di grandissima qualità, vi consiglio di non spingerlo mai oltre la distanza massima visiva, quindi non andate oltre i 2-3 massimo 400 metri. Il radiocomando invece resta un giocattolino molto cheap nei materiali, gli stick sono sempre molto sensibili, ma ora è possibile regolare la loro sensibilità, la sensibilità di risposta del drone agli stick direttamente tramite l'applicazione, quindi si riesce ad arginare questo problema. Per quanto riguarda invece l'autonomia della batteria, non si tratta di batterie smart come i droni DJI o il Fimix 8 SE, che è un gradino più in alto, ma si tratta di classiche batterie. Dovrete stare molto attenti allo stato di carica, mi raccomando, e la loro autonomia è di circa 16-17, massimo 18 minuti di volo. In compenso però costano decisamente poco. Quindi ragazzi, se cercate un ottimo drone con cui iniziare, o se magari avete già esperienza con droni giocattolo come i Sima, i JJRC o tutte quelle altre marchette che trovate in Italia nei centri commerciali, beh, l'Absanzino è una validissima alternativa, perché per quello che costa poco più di 200 euro grazie ai nostri link e coupon che trovate linkati qui sotto in descrizione video, offre veramente tanto. Ovviamente non si tratta di un drone fotografico professionale, non potrete usarlo per servizi fotografici da matrimonio e così via, perché non scatta foto
di qualità altissima, non scatta in RAW, non scatta in DNG, però i video sono perfetti per i voli domenicali, quindi fate dei bei voli, dei bei video, li montate al computer e la qualità è davvero molto buona, lo ripeto, per quello che costa. E infine da apprezzare lo sforzo di Absan, del produttore, nel migliorare costantemente questo drone. Se volete acquistarlo trovate tutti i link d'acquisto qui sotto in descrizione video, insieme ai link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte, canale Instagram ufficiale, gruppo Facebook Drone Tecnologia Italia. Entrate numerosi e se avete una qualsiasi domanda su questo prodotto, che lo ripeto, ve lo consiglio, ma senza aspettative troppo alte, beh, chiedete pure con un bel commento qui sotto. Io sono come sempre a vostra totale disposizione. Infine amici, se volete supportarci, noi non chiediamo nessuna donazione, nessun abbonamento, ma un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi a questo canale se non l'avete già fatto e invitate tutti i vostri amici. Questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui. Ciao ragazzi!